Allora, ringrazio la rivista insieme che mi ha dato l'opportunità di eh, offrire e fornire un saluto a tutti quanti, eh, non solo gli abbonati, ma tutti quelli che seguono la rivista, eh, quindi italiani, italo-brasiliani. Ecco, vi saluto tutti. Per me oh, questo arrivo a Curitiba che sono arrivato qui il giorno 30 ottobre, per me è un ritorno, è un ritorno gradito. Dopo sette anni, io sono stato qui dal 2010 al 2013, e dopo sette anni ho deciso di ritornare a Curitiba, nella circoscrizione di Curitiba, che comprende il Paraná e Santa Catarina, proprio perché, memore dell'esperienza che ho fatto eh, precedentemente, ho diciamo, colto l'occasione per passare questi ultimi anni che mi rimangono dal pensionamento qui a Curitiba, cioè la città dove mi sono trovato bene, dove ho trovato una grande accoglienza e dove ho avuto tante soddisfazioni. Quindi, eh, per me è un ringraziamento e un saluto a tutti quanti i connazionali che mi rivedono dopo alcuni anni. Eh, ho l'entusiasmo giusto per ricominciare, certo, i problemi eh, sappiamo più o meno sono sempre quegli stessi. Però eh, abbia, eh, anche problemi acuiti dalla pandemia che ha costretto il consolato a limitare i servizi eh, per il pubblico. Però la buona notizia è che dalla set questa settimana, quindi riprendiamo gradatamente con molta cautela i servizi consolari. In particolare i servizi più importanti, che sono quelli del rilascio dei passaporti e del riconoscimento della cittadinanza italiana. Siamo rimasti più o meno un po' bloccati per sette mesi e questo ovviamente no, non può non incidere sul ritmo di smaltimento. Poiché iniziamo con pochi numeri, sia di passaporti e sia di eh, riconoscimenti di cittadinanze, ovviamente abbiamo intenzione... Di, alla luce dell'esito dell della pandemia, aumentare questi numeri gradatamente per consentire anche al personale che lavora qui di poter venire più spesso. Attualmente abbiamo ancora un sistema di turni, quindi, non tutto il personale è presente e quindi, io non posso ovviamente ritornare integralmente ad offrire gli stessi servizi che si offrivano dal 2019, cioè diciamo fino a marzo 2020. Però il mio impegno è quello di arrivare a questo risultato con l'aspicio che la pandemia mi dia una mano, insomma che quindi i numeri diminuiscano e io possa continuare. Cerchiamo in ogni caso di sviluppare sempre i servizi a distanza per evitare ai connazionali di venire in consolato e quindi di affluire o di riempire la sala di attesa quindi i servizi a distanza verranno sempre più potenziati quindi cercheremo di già ci sono parecchi come voi sapete le iscrizioni aire eh, e tanti altri servizi che possono essere diciamo eh, direttamente fatti da voi dal connazionale anche attraverso il sistema fastit quindi questi sono grandi vantaggi che vi consentono di rimanere a casa, ma di comunque di richiedere dei servizi. Stiamo adesso incentivando anche la rete consolare onoraria a cominciare anche loro ad attivarsi di nuovo, soprattutto per il, le impronte digitali per i passaporti. Anche questo ci aiuterà moltissimo a aumentare il numero di richiedenti. Cosa stiamo facendo? A partire da questo lunedì. Abbiamo riaperto i passaporti, quindi riceviamo al momento 8 passaporti al giorno, però intendiamo incrementare via via questo numero a seconda ovviamente di come va la pandemia. Intanto diciamo, questi 8 passaporti li rilasciamo a vista, quindi le persone, evitiamo che le persone ritornino a consegnarle, li rilasciamo al momento e questo è già un grande vantaggio. Nel fare questo noi ci atteniamo a un criterio cronologico, cioè nel senso che le persone che si sono prenotate per i passaporti, via via, verranno ricevute secondo un calendario, tenendo conto che eh, ovviamente per 6-7 mesi questo calendario è rimasto fermo, quindi adesso stiamo ricevendo le richieste fatte molti mesi fa. Cerchiamo però di ridurre sempre questa differenza con l'andare dei, dei giorni, delle settimane. Speriamo bene che questo sia possibile, ripeto. La stessa cosa per le cittadinanze. Stiamo chiamando adesso le cittadinanze sia per matrimonio e sia per iure sanguinis, no? per la consegna dei documenti. Anche questo c'è ovviamente una lista d'attesa, eh, però anche qui stiamo cercando di richiamarli per un ordine cronologico in modo tale che piano piano riusciamo. Tenete conto, ecco mi dicono perché io sono appena arrivato, che. Il ritardo nella, nel riconoscimento della cittadinanza è stato comunque notevolmente eh, diminuito fino all'anno scorso, cioè siamo arrivati a quattro anni. Prima io ricordo che eh, questo ritardo arrivava addirittura a dieci anni. In, durante tutti questi anni, e complimenti per ovviamente i miei colleghi e quelli che si sono impegnati per questo, siamo riusciti a ridurla a quattro. Quindi già questo è una grande cosa. Cerchiamo ovviamente di non ricostituire l'arretrato, che purtroppo questo non dipende naturalmente solo da noi. C'è anche da dire un fatto che nei prossimi mesi eh, molti elementi qui del Consolato non ci saranno più. Già il, 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 colore, il capo del settore passaporti è andato ad altra sede estera. Una signora che si occupava di cittadinanza per matrimonio va in pensione e non viene sostituita. Il mio numero due, anche lui, ritornerà a Roma e quindi io mi troverò effettivamente con poco personale. Ma questo non mi, diciamo, mi, mi consente ancora di più a appoggiarmi naturalmente sugli impiegati locali e poi, soprattutto, sui digitatori che sono quelli che. Devono poi lavorare sulle pratiche per, per sviluppare eh, meglio diciamo il nostro servizio. Teniamo anche conto che noi stiamo, abbiamo quasi concluso la digitalizzazione dell'archivio. Questo è un grande successo perché? Perché ci consente innanzitutto di ridurre i tempi di eh, ricezione dei connazionali perché noi vedremo direttamente sul computer la situazione anagrafica del connazionale quindi l'impiegato che riceve il connazionale non dovrà più prendere, andare a prendere la pratica cartacea è tutto più digitalizzato quindi evitiamo sempre di più di utilizzare carte ma andiamo a controllare tutto online e questo veramente sarà un grande passo stiamo adesso completando la parte informatica di tutto questo quindi a, a breve saremo diciamo eviteremo proprio di, di consultare pratiche cartacee e andremo avanti molto più speditamente questa è un'ulteriore notizia positiva che vi voglio dare è ovvio eh, rispetto a tanti anni fa quando ero qui io viaggiavo molto incontravo persone a me piace questo mio lavoro consolare, mi è sempre piaciuto anche per altre esperienze che ho fatto, proprio perché è un lavoro di relazione. Purtroppo, ecco, questo è molto limitato e questo mi consentirà, non mi consentirà di essere fisicamente presente, ma io sono moralmente presente con tutti voi. Naturalmente ci sono anche dei mezzi tecnologici come questo che stiamo avendo che mi aiuteranno Diciamo, in questa prospettiva, sperando di poter gradatamente anche io poter uscire fuori un po' dal consolato e poter incontrare tutti voi, le vostre eh, diciamo, espressioni organizzate, le associazioni che io tanto ho a cuore, quelle di Santa Catarina come quelle del Paranà. Eh, All'epoca facevo viaggi, giravo con la macchina, ho incontrato un po' varie, ma avrei grande piacere di incontrare di nuovo. No? tutti voi spero di poterlo fare presto ripeto l'entusiasmo non manca speriamo che la situazione ci consenta di vederci anche diciamo di viso fisicamente Ma io ovviamente ho appreso anche di questa cosa di questi titati perché ripeto nel 2010 si è chiusa la legge e quindi da allora le domande sono quelle e quindi sono passati ormai dieci anni i, le, diciamo che la lentezza burocratica deriva soprattutto dal Ministero dell'Interno, che ovviamente esamina, che deve dare un parere e quindi che esamina purtroppo con molta lentezza queste richieste. Noi quello che io posso dire dal punto di vista nostro, che noi e anzi ho già parlato con gli addetti al settore, è che noi cercheremo di eh, mandare tutti questi documenti al più presto, anche evitando di far rifare i documenti. Questa è una cosa che mi sembra che era una richiesta che era stata fatta in passato, però che a me mi sembra illogico richiedere di nuovo, a meno che non siano cambiate gli stati civili, magari si sono sposati, quindi devono aggiungere altri documenti, ma io ritengo che questi documenti possano essere da noi ricevuti, sono già stati ricevuti. Li dobbiamo legalizzare e mandarli in Italia, insomma. Questo accelererà un po' questo ritardo, in quanto noi a questo punto avremo già, una volta avuto il parere del Ministero dell'Interno, avremo già la possibilità di trasmettere al Comune, al comune gli atti. E quindi eh, diciamo che se è questa la prospettiva di accorciare un po' i ritardi, io direi che eh, questa soluzione ci consentirà di mandare man avanti le pratiche più speditamente. Questa è una, voi sapete che fu una decisione del Ministero dell'Interno per consentire a coloro i quali erano in fila e che eh, ovviamente erano anni e anni in fila di fare la propria cittadinanza italiana andando a fissare la residenza in Italia. Poi di volta in volta, come voi sapete, questo fenomeno è cresciuto sempre di più, quindi è cresciuto anche il numero di persone che hanno deciso di andare in Italia. Per... Ovviamente non parliamo adesso dei tempi della pandemia, perché adesso è tutto anche lì. Questo flusso di, di brasiliani che va in Italia per uh, fissare la residenza è molto diminuito, però questo non vuol dire che il fenomeno eh, si è fermato, perché la richiesta è sempre moltissima, I, i discendenti italiani sono, come voi sapete, milioni e quindi non ci sarà, non si fermerà questo flusso. L'importante è che non ci siano casi anor anomali. Perché, ovviamente, come voi sapete, eh, ci sono varie indagini in corso e ci sono state in passato e ci continueranno a essere perché possono, ci possono essere falsificazioni di documenti, cose di questo genere. Lì, ovviamente, noi siamo molto attenti e ovviamente anche i comuni italiani sono molto attenti anche, e chiedono a noi, infatti, la conferma della validità di questi documenti che presentano in Italia, perché in modo, in modo tale che anche loro, anche i comuni italiani sono sicuri di, di, di poter, di poter diciamo, concedere alla cittadinanza italiana iure sanguinis, attraverso questa cosiddetta non rinuncia, che è un modo anche per, per, per i comuni italiani non solo di avere conferma del fatto che gli antepassati non si sono mai naturalizzati i brasiliani, ma anche il fatto che i documenti che ci, sono, che ci vengono presentati siano effettivamente documenti validi. Noi continuiamo, e anzi, direi che gli arretrati non ci sono in questo senso. Noi rispondiamo con tempestività anche in questo periodo di pandemia, perché lì è un lavoro che si fa ovviamente in back office, cioè praticamente non c'è bisogno della richiesta del connazionale, noi dobbiamo solo rispondere ad una PEC, cioè a un, alla posta. Eh, elettronica, quindi attraverso una mail al comune, quindi la cosa viene rapida. Non abbiamo arretrati, quindi è facilitato questo canale. Ma ripeto: in questi mesi, naturalmente, anche lì si è fermato questo flusso, diciamo, mm -hmm. di italiani che va fuori per potersi vedere riconosciuto la cittadinanza. Ripeto, abbiamo ridotto i tempi. Questo ci ha consentito di, di ridurre i tempi, anche perché questo va detto, molti di questi che erano in fila. Nel frattempo sono andati in Italia. Quindi, questa fila che noi avevamo molto lunga, di fatto, ha molti buchi: nel senso che molti di questi qua hanno già la cittadinanza in Italia. Quindi, intanto, questo ci consente di andare avanti nel richiamare altre persone. Eh, oh, ripeto, noi serviamo nazionali siamo qui proprio perché ci siete voi insomma quindi è ovvio che il consolato è la vostra casa e deve essere aperto e amichevole questo è chiaro eh, diciamo che eh, nonostante la pandemia gli impiegati che fanno i turni da casa loro rispondono sempre continuano a rispondere alle vostre mail e quindi noi eh, come voi sapete abbiamo un sistema per settore quindi via via che eh, diciamo le persone chiedono via mail dei chiarimenti sullo stato delle pratiche, su tante cose, noi cerchiamo di rispondere anche da casa, gli impiegati che sono a turno in casa rispondono a queste mail proprio per eh, diciamo, a, a mantenere aperto un canale diretto di comunicazione. Al telefono ovviamente... Noi cerchiamo di rispondere, ma è sempre il solito problema che non abbiamo un telefonisti o cose del genere. Quindi noi riteniamo più opportuno utilizzare la posta elettronica, anche perché, come vi ripeto, a quanto mi costa, perché sono arrivato da solo dieci giorni, insomma, le risposte sono abbastanza tempestive. Ripeto, ove notassi che ci, ci fossero dei colli di bottiglia, cioè nel senso delle ostacoli o delle difficoltà, io sono pronto a, a trovare dei rimedi. Per cercare di migliorare la situazione. Devo dire anche, vi devo ringraziare, molte delle associazioni, sapendo che ero ritornato, mi hanno mandato de, via mail delle lettere di, di, di saluto, di congratulazioni, di, di auguri, e quindi io sono contento di riprendere i contatti con loro, eh, anche con il Comites, eh, ho chiamato anche il Presidente eh, e ovviamente anche lì le riunioni che potremo fare le faremo via web e così come con i console onorari Io ho deciso già di organizzare un incontro per la settimana prossima quindi utilizziamo al momento questi mezzi tecnologici per riprendere i contatti con, anche con le associazioni pure le associazioni anche di santa caterina sono, sono organizzate cultura e anche lingua perché effettivamente diciamo, la pandemia ha provocato una, praticamente una, una riduzione, se non addirittura un blocco diciamo, di tutte le manifestazioni che noi facevamo e organizzavamo dal punto di vista culturale. Quindi sempre di più anche lì ci avvaliamo dei mezzi tecnologici per cercare online di proporre delle iniziative che sempre più anche l'ambasciata, gli istituti di cultura stanno diffondendo. Per quanto riguarda anche qui i corsi di italiano, sappiamo bene che l'unico ente che è rimasto direttamente con, uh, con un contributo del governo è il Centro di Lingua e Cultura Italiana qui, SSI si chiama, no? di, del Paranà ma anche di Santa Caterina, perché ha assorbito molte delle iniziative di quello che, che era il vecchio centro che, abita, che diciamo, era residente a Santa Caterina. Il Ecco, sì, il checklist e quindi noi lo appoggiamo. Sappiamo che questo ente ha difficoltà, come tutti gli enti che fanno cultura, che fanno corsi di lingua, eh, si stanno cercando di attrezzare per dei corsi online, però insomma mi rendo conto che è un periodo di difficoltà. Noi, io comunque ritengo in, importante lasciare, eh, diciamo, nonostante resistere. Ecco, perché la, la lingua, la cultura è fondamentale, diciamo, anche per la nostra comunità, per mantenere le radici e quindi sempre di più cerchiamo di fare accordi, non solo con i municipi, eh, e ovviamente aspettiamo poi l'esito delle, delle elezioni municipali per poter entrare in contatto con, con i nuovi politici, però anche per, con le entità private, diciamo, che fanno corsi, ecco, eh, cerchiamo di eh, rafforzare l'aggiornamento degli insegnanti, diciamo dare del materiale didattico e quindi avere contatti direttamente con, con loro. Mi sono sentito anche con la dirigente scolastica che è a San Paolo e che segue proprio questa materia, proprio per parlare di questo e quindi anche su questo aspetto vorrei rilanciare diciamo, eh, la nostra attività quindi sia cultura che promozione della lingua italiana. Allora, adesso ci dobbiamo solo salutare, speriamo ecco, con l'intervento di Peron di vederci anche magari a medio termine, perché così io posso magari meglio capire l'andamento dei servizi e vi posso quindi parlare e attraverso il canale della rivista insieme anche degli sviluppi e speriamo delle, dei successi, delle cose positive che si possono intraprendere. Grazie ancora a tutti e un saluto cordiale.